Max Stirner, due o tre concetti proprio veloce veloce. Allora, possiamo essenzialmente dividere l'anarchia e il pensiero anarchico in due grandi filoni: l'anarchia individualista e l'anarchia collettivista. L'anarchia collettivista, ovviamente, capostipite è Bakunin, l'anarchico individualista per antonomasia è per l'appunto Max Stirner. Ed è chiaro che in una società sempre più automatizzata, nonché automatizzata, ma automatizzata in questo caso come la nostra, noi il pensiero di Stirner non possiamo fare altro che sentirlo più vicino rispetto a quello di Bakunin e degli Epigoni, ecco. Che cos'è che ci dice Max Stirner? Ne parliamo dopo la sigla. Tu intanto iscriviti al canale, buttami un bel like e noi ci vediamo dall'altra parte. Dunque, tutta la filosofia dopo Hegel può tradursi in una grande pernacchia alla filosofia di Hegel. Tutto ciò che è razionale è reale. Andiamo a vedere la pernacchia anarchica di Stirner. Le critiche di Stirner all'idealismo noi le possiamo accostare per molti versi a quelle che ad esempio fa Feuerbach, però Stirner ne è anche per Feuerbach stesso. Stirner ritiene infatti che l'ateismo di Feuerbach sia un ateismo che però è sfociato nell'antropoteologismo, cioè l'uomo di Feuerbach non è l'uomo che si libera dalla sua autoalienazione in Dio, bensì è un uomo che si autoaliena in un altro Dio che è l'umanità. L'uomo stesso, però, l'uomo in quanto membro dell'umanità, è un uomo astratto. Un'astrazione, questa di Feuerbach, che è ancora, ci dice Stirner, idealismo come Hegel. L'uomo che si libera non è l'umanità, l'umanità stessa è una sovrastruttura. L'uomo che si libera non è né l'umanità né l'uomo come singolo, bensì l'uomo come unico. Quindi che non è l'umanità e quindi un uomo antropoteologizzato come quello di Feuerbach, va bene. Non è neanche l'uomo come singolo. Chi è che ci parla dell'uomo come singolo? Quale grande precedente abbiamo nella tradizione? Kierkegaard. Che cos'è il singolo per Kierkegaard? Noi nei diari di Kierkegaard leggiamo: l'esistenza corrisponde alla realtà singolare, al singolo, tra parentesi, come ci ha già insegnato Aristotele. Io vedo il cavallo e non la cavallinità. Il cavallo è più importante della cavallinità, non è l'idea di cavallo, quindi la cavallinità come in Platone, che sta sopra al cavallo singolo. No, 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 è il cavallo singolo, io vedo il cavallo e non la cavallinità che sta sopra l'idea di cavallo. O meglio, leggiamo: in un genere animale vale sempre il principio il singolo inferiore al genere. Il genere umano ha la caratteristica, appunto perché ogni singolo è creato a immagine di Dio, che il singolo è più alto del genere. Questo è il singolo per Kierkegaard. Mo, a parte l'idea di a immagine e somiglianza di Dio, che ateo convinto come è Stirner certamente non può cogliere, ma il punto è ancora più profondo. Se Kierkegaard ci dice che non è che non esiste la cavallinità, semplicemente il singolo cavallo è un insieme più complesso dell'idea di cavallinità, quello che fa Stirner è scagliarsi proprio contro l'idea di cavallinità, che è un'astrazione idealista per lui. Io non sono singolo, perché singolo e singolo possono ancora avere qualche caratteristica che le accomuna tra loro. Io non sono singolo, ci dice Stirner. No, no, io, e così come io, ognuno di noi, non sono singolo, sono unico. Un unico non solo non riducibile alle categorie dell'idealismo, ma addirittura non riducibile per niente all'altro. Parliamo tutti lingue diverse, viviamo ognuno in un mondo diverso, e però questo non è solipsismo. Semplicemente ognuno di noi è unico, non solo non riducibile a delle categorie, ma non riducibile all'altro. Ogni cosa che accomuna unico e unico è un'astrazione idealista. E a parte poi una contraddizione in termini, perché se è unico non è comune, non è accumulabile, quindi niente, io non sono singolo, sono unico. L'uomo nella sua concretezza non è né l'uomo di Hegel, né l'uomo Dio di Feuerbach, né il singolo di Kierkegaard. No, no, l'uomo nella sua concretezza è l'unico, punto. Ogni istituzione, burocratizzandosi, schiaccia l'uomo nella sua unicità, ci dice a questo punto Stirner. Schiaccia l'uomo perché la più grande pulsione umana è proprio quella di porsi come unico, l'io che pone se stesso e pone se stesso come unico, no? Verrebbe da dire. L'appropriarsi, il disarenarsi, il diventare proprietario della sua unicità, possessore della sua unicità. È un atto rivoluzionario, non solo, è l'atto rivoluzionario per antonomasia. La frase di Stirner che ci resta a noi contemporanei è:
Io ho fondato la mia causa sul nulla. Ripeto, io ho fondato la mia causa sul nulla, non noi, l'umanità ha fondato la sua causa, la causa dell'umanità. No, no, io la mia di causa. E io e la mia causa, non perché io me stesso sono egoista o sono solo ipsista, non ci vuole. No, no, è che al di fuori dell'io e del mio non esiste nulla. Io ho fondato la mia causa sul nulla. Leggiamo ancora, il mio potere è la proprietà, il mio potere mi dà la proprietà. E ripeto, non è che stiamo parlando di un avido, di un accumulatore seriale, di uno che fa shopping compulsivo, no? Ma perché davvero non esiste nulla al di fuori dell'io come potere e del mio come proprietà. E quindi, stando così le cose, il problema della comparsa dell'altro che limita la mia libertà non si pone proprio. È ovvio e non può essere altrimenti che l'altro io limite alla mia libertà. E proprio per questo è altrettanto ovvio che la mia affermazione come unico consiste anche nell'affermarmi sull'altro, anche nell'affermarmi ai danni dell'altro. Ma non perché io sia uno stronzo, ma perché non esiste altro modo. Perché non esiste altro, o meglio, non è che l'altro non esiste, l'altro è lì, c'è ancora, ma non esiste nulla di accumulabile tra me come unico e l'altro come unico, e quindi sono due unici che altro non possono fare che andare in conflitto. Leggiamo ancora. Noi cerchiamo la comunità più estesa, la società umana, tra virgolette, ma vediamo negli altri unicamente mezzi e strumenti da adoperare come nostra proprietà. Altro che Kant agisce in modo che l'altro sia un fine e non un mezzo. Qui di fini non esistono, esistono soltanto, solo ed esclusivamente mezzi. Leggiamo ancora, io faccio derivare ogni diritto e ogni legittimità da me stesso. Io sono legittimato a fare tutto ciò che ho il potere di fare. Io sono legittimato a rovesciare Zeus, Joshua, Dio, se sono capace di farlo. Altrimenti questi tre avranno sempre più diritto e più potere di me. E allora io temerò il loro diritto. O ancora, se voi sapete procacciarvi un godimento, esso diviene un vostro diritto. Se lo desiderate solamente, senza osare a pagarlo, esso resterà sempre uno dei diritti acquisiti da coloro che sono privilegiati a fruirne. Chi ha la forza ha il diritto, se non avete questa, non avete neppure questo. E ripeto, questo di Stirner non è un elogio all'egoismo o alla cattiveria o alla prepotenza, per niente. Se ogni essere umano è irriducibile all'altro, in fondo forse non esiste nemmeno il concetto di egoismo, perché che cosa vuol dire egoismo se non c'è nulla, un fondo che ci rende, che ci accomuna tra esseri umani, no? Nel 1918, 70 anni dopo la pubblicazione di L'unico e la sua proprietà di Stirner, per l'appunto, un altro grande filosofo tedesco, Georg Zimmer, declinerà questi stessi concetti, ma li declinerà in termini di unicità dell'uomo intesa come unicità di fronte alla morte e di imperativo categorico come imperativo categorico individuale, come forma individuale, nelle quattro intuizioni della vita di Zimmer. C'è questo che è molto carino, fatemi sapere se ci volete un video a parte ovviamente. Anche se io quando leggo Stirner non mi viene tanto in mente Zimmer, mi viene in mente più che altro Trasimaco, sofista minore del V secolo a.C. Il giusto non è altro che l'utile del più forte, leggiamo. Così nel primo libro della Repubblica di Platone che ci dice cosa pensava questo Trasimaco. Cioè, raga, la giustizia consiste nell'obbedienza alle leggi. Se una persona è stata così forte da trasformare i suoi interessi in legge, allora è giusto così, ci dice Trasimaco. Penso che poi al netto del nichilismo di Stirner siano posizioni molto simili quelle di Stirner e quelle di Trasimaco. E in realtà poi c'è tutto un filone nella cultura occidentale che a questi concetti li propone, bene o male, li propone spesso. E questo è quanto. Io ho sentito di fare questa panoramica su Stirner perché forse nell'ultimo video mi sono tenuto un po' troppo sul generico e quindi volevo andare un po' più a fondo, almeno per quanto a fondo ti possa definire su un video su YouTube. Però ci ho tenuto ad andare un po' più a fondo, ma più che altro per dimostrare che l'anarchismo sarà sì estremo, l'anarchia sarà sì un ideale estremo. Però non è non fondato, ecco, ha i suoi fondamenti, ha le sue premesse, ha le sue ragioni. Quindi, quando qualcuno ti darà dell'estremista, perché sei uno che in fondo, lontano, lontano, utopisticamente ci crede ancora all'abolizione della proprietà privata e ti darà dell'estremista per questo, e tu illustragli il pensiero di Stirner, magari fagli vedere questo video.
e vedrai come non ti definirà un estremista. Quindi, altro da dire, se questo video ti è piaciuto, appunto, condividilo, iscriviti ovviamente per altri contenuti, accendi la campanella per restare sempre aggiornato e noi ci vediamo prestissimo. Bacio, ciao, muah.